L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e condotta dalla stazione di Santa Cata Li Battiati, ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale con al vertice due cugini che gestivano, tra l'altro, almeno tre piazze di spaccio, due nell'hinterland catanese di San Giovanni Galermo e una nella villa comunale di Mascalucino. Sodalizio criminale, che aveva una base logistica e operativa presso un noto autonoleggio di San Giovanni in Galermo, era organizzato come una vera e propria attività imprenditoriale, tanto da avere una suddivisione dei compiti, gli orari di lavoro e una cassa comune nella quale entravano circa 8.000 euro giornalieri. I capi e promotori dell'associazione, nonché due sodali, sono risultati essere anche percettori di reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 36.000 euro.